lows. Eccoci per un nuovo video, ragazzi. Come promesso vi faccio sentire gli acustic audio preamplificatori, quindi Fire the Pump e Fire the Gold. Fire the Pump e Fire the Gold. Ok, solito mix, sempre messo in strofa, solo della kick. Ho spento tutto, vedete l'indel 50 che avevo messo per trattarla, l'ho spento, voglio solo sentire l'effetto dei preamplificatori. Allora, è spento il gold, lascio il boom, proviamo. Tutto a zero, tutto default. Vediamo il carico sulla CPU, intanto spengo, accendo, lasciamo le prestazioni qua, Fire the Pump, the Pump, 3% a 1x, proviamo tutto default a metterlo a 2x. 3%, proviamo 5%, proviamo a 8% e 12%. Però come vi avevo fatto vedere con Plugin Doctor, a 16x sarebbe l'ottimale per l'utilizzo di questo preamp, per evitare il ritorno dell'aliasing. Però vedete, ragazzi, non ne carichiamo tantissimi, a questa percentuale di oversampling. Proviamo 8% è tanto. Proviamo a lasciare una via di mezzo, un 4. Se non lo spingiamo troppo non dovrebbe esserci tantissimo ritorno, perché se lo spingevamo molto ce n'era tanto. Proviamo così. Questo plugin, il The Boom, che è la versione free, tanto come anche il The Gold, è free anche il The Gold con l'inserimento del codice che trovate sul sito, però questo che fu il primo proprio rilasciato nel periodo di Halloween, secondo me, vedete, avevano messo, Acoustic Audio aveva inserito l'input e l'output con i due slider, più 25 meno 25 per entrambi, vedete, in out, proprio perché non ha un'autocompensazione del guadagno. Cioè, andando ad operare sul potenziometro smash, che è l'equivalente dell'aumento, il volume gain del mio preamplificatore emulato, non vado a compensare l'uscita. Infatti vedete, se disattivo il volume qua sotto ai meno 12 decibel, lo attivo avendo messo circa il 50 il potenziometro smash, e vedete che il volume è aumentato, e infatti però manualmente ci dà la possibilità di abbassarlo, quindi non è autocompensato, via, mentre questo lo è, perché vedete non c'è in out. Qui dobbiamo giocarci noi. Sentite che la differenza si sente avendo riportato il gain staging corretto. Ok? A me piace molto così, ad esempio. Si sente la pacca che gli dà il preamplificatore. Ora disattivo un attimo questo e provo con il The Gold. Il The Gold, mettiamolo a 1x, intanto vi faccio vedere l'utilizzo.
a 1 per su una 12%. Ullala. A 2 per. Se mangia ragazzi, andiamo al 15%. A 4 per. Andiamo al 17-18%. E a 8 per al 25%. Oh, questo mi porta, se mangia così tanta CPU, memoria, mi porta a pensare che anche a 1 per, è chiaro, adesso ho attivato l'oversampling, un po' mangia di più rispetto al non utilizzare l'oversampling, però anche se lo metto 1 per, cioè non sovracampiono con il mio plugin e tutto default, quindi preamplificatore a 0, vedete che mangia un 12%. Questo cosa vuol dire? Mangia molto di più di questo con 1 per, cioè senza oversampling inserito. Quindi cosa mi porta a pensare la mia testa in base alla mia esperienza di plugin? Che probabilmente Acoustic Audio ha utilizzato un algoritmo per creare questo gold molto preciso, molto simile, molto vicino all'originale, e questo gli fa mangiare un po' di memoria. Mentre questo forse è un po' più blando, cioè schiaccia il segnale, genera armoniche, ma come algoritmo magari non hanno preso da niente, è semplicemente un saturatore. Questo invece hanno dovuto creare un algoritmo molto vicino al NIV che stanno emulando originale, e quindi questo algoritmo probabilmente è un po' più pesante di questo, mi viene da pensare così. Poi ripeto, in realtà non sono algoritmi matematici, io l'ho definito erroneamente algoritmo, ma sappiamo bene che quelli di Acoustic Audio non seguono gli algoritmi matematici, ma sono campionamenti di una macchina reale, quindi qua hanno campionato un preamplificatore NIV, però probabilmente nel suo funzionamento è più pesante di questo, forse perché il campionamento in effetti è più vicino alla realtà, alla vera natura della scatola analogica vera. Mi viene da pensare così, poi magari mi sbaglio, eh? Mettiamolo a 4 per confrontarlo con l'altro, deve essere stesso oversampling. Ho attivato ultra. Sentite che qui non ho aumento di volume e sono già più della metà. Questo autocompensa con l'output. Sta distorcendo in effetti, torniamo indietro dove lo sentivo bello pieno. Io in cuffia ragazzi la differenza la sento, però con questo applicato rispetto al disattivato, però la sento ancora di più in realtà con questo, col deboomp. Originale, rimetto il deboomp. Gli dà più pacca col deboomp, quindi terrei il deboomp. Continuo a dire boomp, ma è pump. Il gold lo disattivo sulla cassa. From here on out. Senza. So take a bow. Hear the rounds of applause. Con. Now the story ends. Of play pretends. The curtain starts. Starts to close from here on out. So take a bow. Ho aumentato di
più 5 è anche l'input, quindi ho sovraccaricato un po'. E come vi ricordate, con il plugin Doctor aumentano le armoniche. Lo lascerei così. Poi andiamo sul snare clap. Anche qui proviamo il fire the pump. E proviamo anche l'altro. Portiamo tutto default. Proviamo anche il gold. Allora, disattiviamo il gold, proviamo il the pump. Sentite che devo mantenere il gain staging, questo non autocompensa, quindi andando a aumentare il gain va a aumentare anche il volume, devo compensarlo. Guardate di quanto sto abbassando. Sentite un po' più la fascia alta, vuol dire che sta saturando, sta aggiungendo armoniche soprattutto in quella fascia lì. Anche nei bassi però devo dire. Direi che così mi va bene, provo a attivare il gold, lo metto in ultra anche lui, sempre 4 per. In questo caso mi piace di più il NIV. In questo caso mi piace di più il NIV, quindi tengo il NIV. Quindi Fire the Gold. Take a bow. Hear the rounds of applause. Poi andiamo ad esempio sulle guitar. Sulla voce. The curtain starts to close. From here on out. Ho disattivato il Lindel che avevo messo prima. Fire the gold. Hear the rounds of applause. E fire the boom. Proviamo con il the boom. Starts to close from here on out. So take a bow. Andiamo a saturare. Hear the rounds of applause. Now the story ends of play pretends. The curtain starts to close. Sentite come aggiunge soprattutto nella parte, nella fascia medio-alta delle frequenze. So take a bow. Hear the rounds of applause. Qua distorce, no? Now the story ends of play pretends. The curtain starts to close
from here on out. Così l'abbiamo resa bella cattiva. So take a bow. E vedete che la saturazione è molto spinta, sono a round of applause. Now the a due terzi del volume, quindi circa il 60%, dallo 0 a 100, quindi oltre la metà, e vedete, se lo disattivo, guardate i dislivelli di volume. From here on out. È arrivato qua. So take a bow. Era lì. Hear the guardate. Rounds of vedete questi sbalzi in base alle consonanti, le vocali che dice e soprattutto alla probabilmente al suo, all'avvicinamento al microfono da parte della cantante. Con la saturazione vado a ridurre questo gap, perché saturare vuol dire anche comprimere. So take a bow. Hear the rounds of riduco il gap tra la parte più alta e la parte più bassa, perché crea una sorta di compressione. They pretend the curtain starts to close. Però il volume percepito è molto più alto. So take a bow. Questo è il deboom, disattivo. Proviamo il nive. So take a bow. Hear the chiedo scusa, rimetto il deboom perché era 1 per, ma voglio metterlo a 8 per. The curtain starts to close from here on out. So take a bow. Hear the rounds of applause. È questo il fire debut, messo 8%. Of paper tens. The curtain starts to close. Proviamo invece il De Gaulle. Ah, a questo punto anche lui all'8 per fare una prova equa. Hear the rounds of applause. Now the story ends. Of paper tens. The curtain starts to close. From here on out. So take a bow. Hear the rounds of applause. Now the story ends. Of paper tens. The curtain starts to close. From here on out. So take a bow. Hear the rounds of applause. Now the story ends. Of paper tens. The curtain starts to close. From here on out. So take a bow. The curtain starts to close from here on out. So take a bow. Hear the rounds of applause. Now the story ends. Of paper tens. The curtain starts to close. So take a bow. Hear the rounds of applause. Now the story ends. Of paper tape.
secondo Firestorm. So take a bow, hear the rounds of applause. Now the story ends, a play pretends, the curtain starts to close. Mi piace molto il Niv, direi che vado per il Niv. So take a bow, rounds of applause. Now the story. Poi proviamo ad esempio sul solito piano. Fire the boom. Togliamo anche qui il Lindel. Lasciamo il suono proprio originale. E fire the gold. Ok? Allora, disattivo il Fire the Gold, li lasciamo 4 per tutti e due, tutto default. Partiamo con il boom, questo è disattivato. Sentite com'è più sottile il piano qua. Acquista un po' più di armoniche nelle medio-basse. Il gain staging è rispettato, però sentite che lo sentiamo più pieno. Qua è distorto, torno indietro. So take a bow, hear the rounds of applause. From here on out. So take a bow. Mi piace molto. Così disattiviamo il boomp, attiviamo il Niv. Provo a togliere l'ultra. Inserisco. Rounds of applause. From here on out. So take a bow. So take a bow, hear the rounds of applause. Ecco, in questo caso con il The Boomp riesco, è vero che non ho la compensazione automatica e qualcuno potrebbe storcere il naso e dire ma in un plugin digitale
come mai non fa, date la possibilità che il guadagno venga messo in automatico, che è meno smanettamento di mouse per noi? Giustissima domanda, però attenzione, in alcuni casi torna utile. Perché ad esempio il lead mi piace sul pianoforte, lo ammetto, mi piace, con ultra è messo così, con la punta qua, a tre quarti del volume, ma non avendo il gain di compensazione, perché compensa in modo automatico, il piano rimane proprio il volume originale, che in questo caso però è un po' basso, allora dovrei agire sullo slider qui del mio mixer virtuale della Dove, mentre qui invece riesco, senza toccare lo slider, per fare una comparativa ad esempio, ad alzare qua, ok? Quindi a volte è scomodo, ma a volte torna utile, ok? È una piccola riflessione. Direi che mi piace il The Boomp. Proviamo con il piano string, ovvero il pad. Togliamo il Linde. Fire The Boomp. Torniamo all'origin, al default. E mettiamo il The Gold e torniamo a default. Li lasciamo 4 per tutte e due, questo lo disattivo, proviamo il Boomp. Proviamo a dare un po' di cattiveria a questo pad, distorciamolo, cioè saturiamolo più che altro. Più cattivo e non più alto di volume, quindi dobbiamo mantenere il gain staging, se no non riusciamo a confrontarlo. Sentite anche l'immagine stereo come cambia. Mi piace molto. Proviamo il NIV. Troppo. Mi piace molto il The Boomp, in effetti. Seleziono le tracce che sono attive in questo momento nella strofa con e senza il preamplificatore di acustica audio. La voce. E il piano. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Tolgo. From here on out.
take a bow. Con hear the rounds of applause. Sentite, mettetevi delle buone cuffie, ragazzi, e sentite oltre l'immagine stereo, che è sicuramente cambiata. Oltre questo, dicevo, sentite anche l'atmosphere, detta proprio come la direbbero gli americani. Sentite l'atmosphere data dall'aggiunta di armoniche ai del preamplificatore che abbiamo usato alle nostre tracce, alle nostre 3 più 2, 5 tracce della strofa. Cambia l'immagine sonora, ma cambia anche l'atmosfera. Ogni suono sembra più a posto, che si sieda meglio nel mix. E ripeto, ho disattivato tutto, c'è solo il discorso. C'è solo il discorso dei preamplificatori, ragazzi. Pre e i due pre. Ok? Con, senza. Sentite che la magia viene a mancare. So take a bow. Solo con i preamplificatori, non ho né compresso né equalizzato, ho solo preamplificato barra saturato, anche se, ribadisco l'ennesima volta, la saturazione anche un pochino spinta, come ho fatto io su certe tracce di queste 5 che ho spinto oltre la metà, il preamplificatore va un po' anche a schiacciare il suono, quindi crea anche una sorta di compressione, quindi in realtà ho preamplificato barra compresso un po', perché la saturazione è un po' anche quella. Non ho equalizzato, diciamo, né compresso con i compressori standard, ecco, se vogliamo dirla completamente. Però vedete, sono tutti e 5 attivi, della memoria ne mangia. Guardate dove sono e guardate quando la disattivo. Attivo 60-62%, cambia la storia, ragazzi. Poi ad esempio potrei metterlo anche sul master, vi voglio solo far vedere, metterei il gold, però non esagererei a metterci il boom. Anche questo 4 per. So take a bow. Troppo. Hear the rounds of applause. From here on out. So take a bow. Sentite l'immagine, cambia ulteriormente, perché sta aggiungendo le sue 4 armoniche a questo livello. Vi ricordate Plugin Doctor? Questo in modalità non ultra. Da 3/4 in su comincia ad aggiungere tante armoniche. Qua siamo tutte e 4 le armoniche. Se andiamo oltre andava a strasaturare, ma già qua le 4 armoniche aggiunte ci sono. So take a bow. Si è aperto ulteriormente l'immagine. Questo è l'utilizzo dei preamplificatori. Quando si registrava in analogico, banchi, outboard esterno analogico, nastri magnetici, ragazzi, era questa la magia, che col digitale non c'è, ovviamente. Spero di esservi stato utile. Gran plugin entrambi, a volte mi piace di più uno, a volte mi piace di più l'altro, però gran plugin entrambi, sono free, ragazzi, scaricateli, un po' pesantini, soprattutto questo, ma vale la pena usarli, almeno su qualche traccia. Ragazzi, alla prossima, mettete un bel like e vi saluto. From here on out.